ragazze, bentornate sul canale. È da un po' che manco, finalmente torno con un nuovo video ed è un video che vi avevo promesso. Ho provato, testato a lungo e bene i nuovi prodotti di Amon della Advanced Techniques, questi nella confezione sfumata di Lilla, che sono appunto dei prodotti dedicati al controllo dei capelli crespi, quindi una linea specifica per chi ha i capelli lisci o più probabilmente questo tipo di liscio che è molto diffuso nel, diciamo, chi ha la pelle mediterranea, colori mediterranei. La linea si compone di uno shampoo, io ho il flacone da 2,50 che è già in buono stato di avanzamento e in realtà esiste anche il formato più grande. Questo trattamento, sempre con gli stessi colori, che è senza risciacquo. E a chiudere le goccine che hanno sempre il pack secondario con gli stessi colori dello shampoo e del trattamento e ovviamente anche il pack interno riprende i colori del pack secondario. Questi sono i tre prodotti che compongono la linea. Come vi dico, è una linea dedicata a chi ha i capelli lisci, non che allisciano i capelli, perché ho sentito anche questo, non è promesso da Avon, non è promesso nelle confezioni, il loro compito è quello di tenere a bada il crespo, quell'effetto paglia che si crea, vedete anche in questo momento io un pochino ce l'ho sopra i capelli, soprattutto in giorni come questi dove l'umidità è pazzesca. Ma veniamo a noi, io mi sono presa parecchio tempo prima di recensirli perché li ho voluti provare separati, poi insieme, poi combo di due, combo di tre. Quindi in sostanza che cosa è fatto? Ho iniziato dallo shampoo e ho provato solo lo shampoo da solo. Mi sono lavati i capelli soltanto con lo shampoo, dopodiché ho provato lo shampoo con tutta un'altra serie di trattamenti che avevo. Ad un certo punto ho fatto la stessa cosa con il trattamento e la stessa cosa con le gocce. Dopodiché ho cominciato ad utilizzare lo shampoo insieme al trattamento, lo shampoo insieme alle gocce, solo il trattamento e le gocce. Insomma, li ho testati in vari modi, uniti e disuniti, per capire se era fondamentale acquistare tutto quanto, se si potevano acquistare anche singolarmente e comunque avere un effetto accettabile. Iniziamo dallo shampoo. Io i capelli veramente mi ha ridotti, ragazze, quindi si spezzano, si annodano e lo shampoo da solo ovviamente non era sufficiente. Ha una profumazione deliziosa che persiste anche a lungo sul capello. È un prodotto che necessita, a mio avviso, di essere assolutamente diluito perché è molto 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 schiumogeno. I tensioattivi ci sono e sono anche belli aggressivi, quindi per il bene del vostro capello cercate di diluire lo shampoo. Se proprio siete persone disoneste, non lo allungate mai, ricordatevi di utilizzarne veramente una piccola quantità perché fa tantissima schiuma, veramente tanta. Nei suoi tentativi in solitaria, io sinceramente l'ho trovato un ottimo shampoo, lava veramente molto bene, ma sull'effetto crespo non ho visto particolari differenze rispetto ai prodotti che utilizzavo prima di lui. Nel mio caso, ovviamente, è stato assolutamente necessario quando ho utilizzato solo lui, poi inserire uno sciogli nodi dopo. In seguito l'ho sempre utilizzato con una maschera ristrutturante, una maschera. Un balsamo perché altrimenti ovviamente da solo, ma non è compito dello shampoo, non riuscivo poi a districare i capelli. Quindi un buono shampoo, buona performance a livello di lavaggio. Sull'effetto crespo sinceramente non ho percepito chissà quali stravolgimenti, ma sinceramente non me lo aspettavo da un singolo prodotto solo. Ad un certo punto sono andata ad inserire il trattamento senza risciacquo, questo che vedete in questo flaconcino, per darvi l'idea delle dimensioni. Questa è la mia mano e questo è il flaconcino. È stato abbastanza facile imparare a dosarlo perché la confezione dà indicazioni da sola, quindi che il quantitativo da utilizzare fosse poco si deduce dalla confezione, sono 60 ml di prodotto, il prodotto si presenta in questo modo, profumazione deliziosa che riprende quello appunto dello shampoo.
utilizzando lui da solo, ho visto già dei capelli più disciplinati, più facili alla messa in piega, anche non abbinandolo allo shampoo ma con altri prodotti. Quindi sicuramente già con il trattamento si comincia a vedere la capacità del prodotto di tenere a bada un pochino questo effetto crespo e sicuramente di agevolare la messa in piega del capello. Testato il trattamento da solo, venne la volta delle goccine. Le goccine di Avon, chi mi segue da un po' sa che a me piacciono un pochino tutte, queste devo dire che le ho trovate veramente fantastiche. Al di là della profumazione, che ovviamente è quella della linea, sono assolutamente leggere, non ingrassano per niente il capello, ne bastano pochissime e sono ottime sia sui capelli umidi che sui capelli asciutti. Sono fra tutti e tre i prodotti che vi mostrerò oggi sicuramente quelle che io vi consiglio di prendere a priori, anche perché riesco benissimo da sole a darvi una bella mano, un bel aiuto nella vostra messa in piega per combattere questo fastidioso effetto crespo sui capelli. Quindi sicuramente fra i tre prodotti, se dovete prenderne solo uno, se potete prenderne solo uno, io vi consiglio le gocce perché secondo me sono quelle che da sole possono aiutarvi maggiormente. Arriva finalmente il momento in cui riesco ad utilizzarli tutti insieme perché li ho valutati singolarmente. Allora, innanzitutto la sensazione che si ha avendoli in mano è quella di avere dei prodotti un gradino superiore a quelli del normale supermercato. Vuoi il pack, vuoi la colorazione, insomma, sembra veramente di avere per le mani un prodotto un pochino superiore a quello che si può ottenere andando a fare shopping all'interno di un supermercato. Non, per carità, non sono prodotti ai livelli di Aveda o di Redken, ma costano anche un decimo e devo dire che si hanno per le mani degli ottimi ottimi prodotti. Usati tutti e tre insieme, sono veramente molto validi, ma per il mio capello, quindi giudizio personale, mettere il trattamento a capello bagnato, passare all'asciugatura e mettere anche le gocce è troppo. Mettere il trattamento e le gocce su capello bagnato è troppo perché mi risultano non pesanti e sporchi, però mi si sporcano molto molto prima. Nel caso quindi in cui uso il trattamento, le gocce proprio, ma mi ci sporco leggermente le punte e le utilizzo per la messa in piega, però mi dispiace perché come vi dicevo mi piacciono veramente tanto, quindi diciamo che la mia combo perfetta è lo shampoo e le goccine che utilizzo sia sul capello umido che poi per lo styling sul capello asciutto. Quindi diciamo che dei tre prodotti quello che non ricomprerei è il trattamento, ma semplicemente perché purtroppo il mio capello è troppo per lui questi trattamenti, anche perché come vi dicevo a inizio video tenete in considerazione che io sono obbligata all'utilizzo di un balsamo, una maschera ristrutturante, un qualcosa che mi aiuti a districare i capelli perché altrimenti si annodano. Se già non avete questo problema e potete risparmiarvi magari la maschera ristrutturante o il balsamo, quindi non andate a mettere un ulteriore prodotto che di per sé è abbastanza grasso, sicuramente riuscirete ad utilizzarli tutti e tre. Nel mio caso non è possibile, sono obbligata ad utilizzare quantomeno uno scioglinodi e quindi mi risulta un pochino pesante l'utilizzo di entrambi i prodotti, quantomeno solo per la messa in piega. Preferisco utilizzare qualcosa di ristrutturante e poi andare ad utilizzare le goccine. Questo è quanto vi avevo promesso questo video, quindi per me il prodotto è approvato, vale la pena provarlo perché il costo è piccolino e vi portate a casa un trattamento molto valido, veramente ad un costo piccolo. Durata per me si equivalgono. Lo shampoo sicuramente finirà prima, ma più per colpa di Valerio che mia, perché lui va così, perché altrimenti se lo diluite veramente, ragazze, ce ne vuole pochissimo. 60 ml sembrano veramente pochi, ma un goccio poco di più di quello che vi ho fatto vedere, veramente poco di più, è sufficiente. E le goccine di Avon, un po' tutti le conosciamo, veramente una pompata e via. Ragazze, questo è tutto, fatemi sapere se avete provato questi prodotti, se vi intrigano, se vi interessano. Mi raccomando, lasciate sotto nei commenti i vostri pareri perché sono sempre molto importanti, anche per chi poi li va a leggere e magari insomma voi avete avuto un'esperienza completamente diversa rispetto alla mia. Vi mando un bacio grande grande, ringrazio le ragazze che si sono già iscritte al canale e prego tutte quelle che hanno visto questo video, se gli fa piacere, di iscriversi al canale ed attivare la campanellina perché altrimenti per le nuove dinamiche di YouTube difficilmente riuscirete a vedere un altro video. Vi mando un bacio grande grande, ci vediamo alla prossima.